E ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Riff da Divano, la rubrica del canale dove ho provato a suonare per voi un riff di chitarra comodamente seduto sul mio divano di casa. Come ogni volta vi ricordo la condivisione gratuita del preset che ho creato per il Line 6 Helix, quindi se avete un sistema compatibile, se il preset vi è piaciuto, vi lascio il link nel box descrizione, quindi cliccate per espanderlo, troverete il link per scaricarlo direttamente dal sito Line 6 Custom Tone. Se avete un sistema compatibile, ripeto, potete importarlo e utilizzarlo a vostro piacimento. Un'altra piccola raccomandazione, cliccate sul tastino qui in basso a destra per iscrivervi al canale e magari attivate anche la campanella per le notifiche in modo da non perdere nessun nuovo video pubblicato. Bene, allora, come avete potuto ascoltare, oggi ho proposto forse un brano un po' atipico per quello che è Riff da Divano, anche se tutto sommato io non ho mai detto che Riff da Divano era basato su riff rock. Quindi tutto sommato, pensandoci bene, anche questo brano di Cyndi Lauper del 1983, Girls Just Wanna Have Fun, è basato su un riff di chitarra che tra l'altro funziona anche particolarmente bene e diciamo incarna un po' tutti quelli che erano i canoni della musica degli anni 80, quindi diciamo abbiamo un brano pop, synth pop, con comunque la presenza della chitarra con il chorus, insomma diciamo il classico suono cristallino anni 80. Una particolarità su questo brano: nel gennaio del 2022 su YouTube ha raggiunto il 1 miliardo di visualizzazioni, quindi diciamo sicuramente non è trascurabile come cosa, è uno dei brani più rappresentativi degli anni 80. Vi lascio qualche parolina per la realizzazione della patch. Bene, come avete potuto vedere, ho utilizzato la mia Music Man Luke. La posizione è la numero 4, cioè quella che fa suonare le bobine esterne splittate di pickup, quindi chiaramente è un suono abbastanza cristallino, anche se non troppo, non è esasperatissimo. Per quanto riguarda la patch vera e propria, a inizio catena ovviamente abbiamo un compressore settato anche abbastanza, diciamo, in maniera invadente, quindi il suono viene compresso parecchio, viene schiacciata parecchio la dinamica. Dopodiché ho utilizzato il classico chorus che abbiamo nell'Helix, dovrebbe essere l'emulazione del CE2 della Boss Roland, chiaramente è un pedale iconico, quindi ho utilizzato quello e tra l'altro è quello che calza meglio con il suono che ascoltiamo anche nella versione originale del brano. Dopodiché il cuore della patch, quindi l'amplificatore, non poteva non essere il Princeton Reverb, quindi lo US Princess nell'Helix. Ripeto, come ho detto già più e più volte, è il suono pulito forse più bello che abbiamo nell'Helix, decisamente notevole come amplificatore, due casse abbinate, quindi abbiamo sempre il cono da 12 con due combinazioni diverse di microfoni. Per il resto, come riverbero, ho utilizzato uno dei nuovi riverberi introdotti in uno degli ultimi aggiornamenti, che è l'Hot Springs, quindi diciamo un riverbero a molla, però ha qualche particolarità in più, mi sembrava più vivo, più tridimensionale rispetto a quello classico che abbiamo sempre nell'emulazione, quindi spazio c'era, potenza di calcolo anche, ho preferito utilizzare quello. Scaricate la patch e fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Io vi ringrazio per essere stati qui con me fino a questo punto e come ogni volta la solita raccomandazione, cliccate sul tastino qui in basso a destra per iscrivervi al canale, attivate anche la campanella per le notifiche e magari, se il video, se la patch vi sono piaciute, lasciatemi anche un bel like. Grazie ancora e a lunedì prossimo.